alle attenzioni che ha ricordato prima Roberto di Giovanna Antonio, il quale molto generosamente si è diffuso in lodi nei nostri confronti, quando comunque il vero fulcro di tutta la manifestazione, e non solo di questa manifestazione ma di tutta l'attività culturale che il Circolo Virtuoso Il Nome della Rosa porta avanti da anni in merito suo e di Marisa. Consentitemi di ringraziare, perché trovo che sia un atto molto delicato, di grande rispetto, due degli ospiti che hanno partecipato a questa manifestazione in passato, perché ho visto, vedo Giuliana Sanvitale e Antonio Alleva, che sono stati ospiti nelle edizioni scorse e che con grande garbo continuano ad accordare la loro fiducia e la loro presenza a questa manifestazione, e già questo ci dà molto coraggio e molto entusiasmo.